Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, in questo video voglio parlarvi di cuffie, perché qui questi tipi di dispositivi su questo canale mancavano da un bel po'. Qualche giorno fa io e la mia fidanzata ci siamo recati in un negozio di cinesi per dare un'occhiata alle ultime novità, soprattutto tecnologiche, e sugli scaffali abbiamo trovato queste cuffie qua, delle cuffie pagate veramente molto 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 poco, di cui io ero scettico nel acquistarle. Mi sono detto, vabbè, acquistiamole, ma che bada, abbiamo speso veramente pochi euro. Per quelli che mi seguono qui sul canale sapranno sicuramente che a me le cuffie con cavetto non piacciono e sono abituato alla tecnologia Bluetooth, ovvero quella là senza fili. Ma queste cuffie devo dire che durante l'uso sono riuscite a convincermi. Ma detto questo, vediamo un po' come sono fatte. Come potete vedere, sono delle cuffie over ear con design ad archetto di cui possiamo regolarne la misura. Sui condotti uditivi sono presenti dei comodi cuscinetti, soprattutto morbidi, che una volta indossate non creano nessun tipo di fastidio. Sui condotti uditivi è presente anche un movimento oscillatorio che una volta indossate riescono ad adattarsi al nostro movimento. Ma queste cuffie non finiscono qua. Queste cuffie infatti noi le possiamo anche piegare e riporle in un sacchetto, magari in una custodia rigida, per poterle trasportare con comodità. A seguire troviamo un cavetto piatto anti-gabugliamento lungo 1,5 m e con connettore da 3,5 mm. Voglio fare un appunto: queste sono solamente delle cuffie per l'ascolto musicale e non hanno la funzione auricolare. Adesso arriviamo a dunque, come suonano queste cuffie? Beh, devo dire che queste cuffie, una volta che ho iniziato a provarle, ho detto wow, riescono a suonare abbastanza bene e fanno molto bene il loro lavoro. Devo dire che riescono a dare un suono ben pulito, chiaro e bilanciato, e riescono a dare anche un isolamento acustico molto molto buono. Allora, arriviamo a prezzo. Noi in negozio le abbiamo pagate solamente 3 euro. Sì, avete capito bene, le abbiamo pagate 3 euro. Io, come ho detto prima, ero scettico nel comprarle, però adesso le sto utilizzando intensamente, soprattutto quando faccio editing dei miei video. Su Amazon le troviamo a prezzo di 5 euro, di cui vi lascio il link qua in basso in descrizione nel caso voi vogliate acquistarle. Qua in descrizione vi lascio anche tutti gli altri link per seguire Mythical Snake sui vari social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo. Intanto voi continuate ad iscrivervi al canale, lasciate soprattutto i vostri like perché aiutano molto il canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua in basso, condividete i video e attivate le notifiche per restare aggiornati. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con un prossimo video. Ciao!